anche rivendicando il lavoro fatto in questi anni. No, stiamo mantenendo rapporti ovviamente con i nostri quartieri popolari, soprattutto stiamo seguendo l'attività dell'amministrazione, non dobbiamo avere rallentamenti, non dobbiamo rialzarci, dobbiamo continuare nel completamento delle opere, soprattutto nei quartieri e nelle manutenzioni, ed è importante che si mantenga vivo lo spirito civico della città, che non ci siano rialzamenti e che continui a crescere la città nel rispetto delle opere pubbliche che vengono realizzate in un momento nel quale, come sapete, non ci sono più risorse a disposizione dei comuni né per le manutenzioni né per le opere dei quartieri. Un bel clip, la gente è disponibile a rispettare le conseguenze. In questo contesto, insomma, conferma di essere appassionato alle cose concrete, insomma, alle cose che si realizzano, che si producono. Ho detto questa mattina a Sant'Eustachio che noi abbiamo realizzato un miracolo nella città di Salerno, quello di aver cancellato le periferie, il concetto di periferia. Servizi, opere nelle periferie, non c'è nessun quartiere che sia veramente isolato o abbandonato. Qualche anno fa Mariconda era completamente separata dalla città, anche fisicamente, o anche Sant'Eustachio. Oggi c'è veramente un processo di aggregazione di tutta la città, una grande famiglia, ed è credo uno dei motivi di grande soddisfazione che noi abbiamo. Ovviamente per le politiche sociali bisogna fare una svolta. Siamo in una regione nella quale purtroppo il capitolo politiche sociali è stato quasi azzerato, ma proprio azzerato in senso proprio, cioè non c'è più un euro per i disabili, per l'assistenza agli anziani, per le fasce deboli, perché le risorse stanziate prima, qualche anno fa, che derivavano dall'addizionale sulla tassa di circolazione, cioè 20 milioni di euro l'anno, sono state utilizzate per tutt'altri obiettivi. Noi dobbiamo recuperare quelle risorse perché una comunità vive se c'è solidarietà, altrimenti non ha un'anima. Serve una maggiore organizzazione, servono più soldi dal governo, insomma, serve una maggiore attenzione a Roma, insomma, o si deve organizzare meglio quello che c'è? Ma guardi, 20 milioni di euro rispetto a un bilancio regionale sono veramente un'inezia. Quello che manca è la sensibilità, il sistema di valori. E da questo punto di vista noi siamo veramente un'eccezione. Il principale capitolo di bilancio del Comune di Salerno è quello dedicato alle politiche sociali, quasi 20 milioni di euro. Ed è per noi un motivo di grande soddisfazione. La gente a volte fa fatica a rendersi conto. In una famiglia dove c'è un disabile, magari allettato, e dove ci sono genitori che hanno magari 70 anni, non si riesce neanche a sollevare la persona ammalata. Ci sono famiglie con bambini disabili in età scolare che non riescono a mandare i bambini a scuola. Noi ci siamo sostituiti come comune per il trasporto scolastico. Questo veramente grida vendetta. E le ripeto, a volte non ci vogliono neanche tantissimi soldi, ci vuole la solidarietà, ci vuole un sistema di valori che a volte manca. Beh, è uno degli obiettivi per i quali dobbiamo lavorare nei prossimi mesi.